Oh cazzo! Che succede? C'è un incendio e qualcuno in macchina. Oh merda. Giuro, io non ho mai visto fare una cosa del genere su Zomboid. Ragazzi, bentornati sul canale. Siamo di nuovo su Project Zomboid RP, Zomboida RP. In descrizione ve lascio sempre il server Discord Project Zomboid Italia. Da lì potete accedere su questo server e sul server Mirabilandia. Detto questo, il momento della verità, raga. Oggi Max e Marcus devono assolutamente andare a recuperare casa. Non so come faremo, non so che se inventeremo, ma qualcosa combiniamo. Max, buongiorno. Ce n'è uno di sotto, credo. Ah, bene. Sposto il tavolino. Ok. Cominciamo subito. Ok, sono molto affamato. C'è qualcosa da mangiare? Prima che andiamo giù. Sì. Tieni, ti lascio qua dei cereali. Grazie. Aspetta, mo andiamo giù insieme. Io c'ho ancora equipaggiata la torcia, raga. Sì. Povero Axel. Non. C'ho pensato tutta la notte, però magari. Magari è scappato, che ne so, magari è riuscito a piana macchina. Ci voglio sperare. Vado avanti io. Ok, speriamo sia uno solo, attento. C'è nessuno. No, in caso no. Forse è fuori. Da Ok. qua. Ci pensi tu? Sì. Occhio, ne arrivano altri dai boschi, eh. Penso io. Ok, allora, qual è il piano, Max? Beh, possiamo vedere com'è la situazione sopra. Se durante la notte si sono sparpagliati un po'. Ok. Solitamente fanno così. Più che altro, se Axel è diventato uno di loro e non è morto vicino a casa, mi piacerebbe trovarlo. Pensi che possa essere morto? Beh, già era stato morso, non riusciva più a correre. Non voglio essere pessimista, ma. Sì, beh, in effetti. Non è pessimismo, è alquanto realistica come visione, eh. Stava messo male, Cazzo, si fa in tempo a trovare gente e già te la perdi per strada. raga. Assurdo. Si sarebbe pure sacrificato per noi verso la fine della situazione. E ci aveva visto lungo rispetto all'elicottero. Alla Già. fine non ci ha aiutato, anzi, ce li ha tirati verso casa. Già. Oddio. Cazzo, quanti. Attento, Cazzo, eh. No, è quanti. Cazzo, impossibile entrare pure dentro adesso. quanti. Mamma mia. No, guarda quanti sono. Te lo giuro, non so che pensare. Non mi viene in mente nient'altro. Non mi viene in mente niente. Idee? Qua dentro a sti capanni non c'è niente, secondo te? Possiamo vedere. Per forza. Cerchiamo qualsiasi cosa ci torna utile. Se vediamo le brutte scappiamo subito in macchina e andiamosene. Ok, rimaniamo vicini allora. Tu entra, Sì. già io ti copro. Sfado un altro generatore.
Ne sta entrando Ok, coprimi. Niente, no, ma se qua c'è niente. Provo a vedere quei casolari là, quei casolari. Oh, arrivano, eh. Arrivano un paio. sì. Max, attento. Grazie. Nulla. Nulla. Qua non c'è niente di utile, sono venuto con Reynolds. Ok. Giusto se vogliamo bere qualcosa, ma c'è acqua, intendo. Ok, sì, quella mi serve. Ce n'è uno dentro. Ok. Dentro dalla finestra, provo. Attento. Attento, non scavalca. Sta arrivando. Ok, sto riempicio due bottiglie vuote. Ne sento altri. Ok. Ok, bevo anche io, coprimi un attimo. Sì. Ho praticamente finito anche il cibo, cazzo. Merda. Qua dentro non c'è niente. Vediamo. Sì, qualcosa Sì, c'è. Una qualcosa bottiglia pure di qua. birra. Ci possiamo fare a Molotov? Qua ci Sì. stanno. T'ho lasciato qua dentro la carne essiccata. Ho preso un Ah, c'è un po' pacchetto di cibo qua. di patatine. Ok. Nel cortiletto. Esatto. Ce l'hai ancora la radio, Max? La Sì. scusa, la sveglia, volevo dire, non la radio. No, non ce l'ho dietro, è tutto a casa purtroppo. Tutte chiuse. Oh! Cazzo! Ho fatto pian corpo. Sento. Maledetti. Un pelo, ma l'ho quasi preso. Ma siamo ancora. Sparito. No, sento qualcuno che bussa. Sì, anch'io. Armadietti sono vuoti. Proviamo a ispezionarle tutte, magari qualcosa la troviamo. Quantomeno per avere un punto d'appoggio, cioè potremmo anche potenzialmente cercare di pulire casa Poco per in volta. prendendoci il tempo che ci serve, quindi avere un posto dove riposare, avere qualche scorta per mangiare, bere e continuare nell'opera. Perché Sì. Ok. se troviamo, facciamo diciamo un altro campo base troppo distante. Sì, no, quello è vero. Poi fa avanti e indietro diventa complicato. Anche perché... Hai sentito qualcuno? Sì. Ho sentito chiamare. Chi c'è? Allontanatevi, l'ha detto. Axel, sei tu? Axel. Accendete il fuoco da campo, accendete il fuoco da campo. Fuoco da campo. Max, ma chi è? Non lo so. Dove sei? Ma è Axel? È Axel, è vivo! Non capisco da dove arrivano le urla, però. Io non lo sento più. Adesso nemmeno io. Axel, sei tu? Dove sei? Ma tu pensi che stava a parlare con noi, Axel?
Ammesso che fosse lui. Se fosse stato lui, però perché non si avvicina? Non capisco. Non lo so. Non lo so. Ma può essere che non ce l'aveva con noi? Non ci ha visto, magari. Sì, forse magari qualche altro sopravvissuto e non parlava con noi. Allora, lo dobbiamo trovare. Oh, cazzo! Succede? C'è un incendio e qualcuno in macchina. Oh merda. Andiamo a vedere, andiamo a Oh, vedere. cazzo. Porca troia. Via, 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 è pericolosissimo. Marcus. No, qua c'è qualcuno dentro una macchina. C'è qualcuno dentro una macchina. C'è una macchina che si avvicina, ma non so chi è. Ma Sì. pensi che sia... Non lo so. Ha urlato, accendete il fuoco. Vicino al fuoco da campo, ha detto. Secondo me è Axel. Cioè, li sta a bruciare Non tutti. so. Non so cosa possiamo fare per aiutarlo. Mettiamoci in macchina e... Io penso che in Lo so, macchina siamo protetti. non ho abbastanza posti, mi dispiace. Axel, ma sei tu? No. Chi Chiamo si... Clark. Clark, vieni qua, abbiamo la macchina pure noi. Vieni qua, unimose. Max, mi senti? Sì, l'ho Ok, sentito, vieni. non è Axel, si chiama Clark. Andiamogli vicino, damogli una mano. Se sta ad una zombie dentro le No, 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 fiamme. lasciatemi fare, lasciatemi fare, lasciatemi fare. Lasciate fare. Ok. Ok, rimaniamo indietro. Forse nel culo. Questo è un fottuto pazzo. Sì, ma ci ha salvato il culo. No, ne arrivano qualcuno. Ma tu pensi che macchina è schermato dalle fiamme? Cioè, sì, sicuramente sì, ma... Un minimo. Voglio vedere com'è la situazione, però. Oh, cazzo. Oh mio Dio. Ha trovato la soluzione, però. Li sta bruciando tutti. Max. Oddio, sono sotto shock. Bella idea, eh? Tu sei un genio. Come hai detto che ti chiami? Grazie, Clark. Clark, ci hai salvato la vita. Oh, Max, attento. Max. Ti Sì, rendi eccomi. conto che se Ho questo rotto riesci... l'ascia. L'hai rotta? C'hai il piede di porco, però. Tu ti Sì, rendi conto che anche quello è questo... messo male. Ok. Se questo riesce a rifare sta cosa, Max, noi si ripiamo casa. Sì, però da vigile del fuoco mi sento di dire che se appicchiamo questa Sì, cosa vicino a casa, non so no, cosa rimarrà di no, casa. sicuramente non vicino casa e mi rendo conto che c'è un conflitto professionale dentro, però... Guarda. Abbastanza. Sì, Oh sì. mio Dio. Mi sento così euforico e contemporaneamente terrorizzato. Dio mio. Li ha fatti fuori tutti. Ci Scriverò è di lui. riuscito quel fottuto pazzo. Oh mio Dio. Raga, ma questo è matto. Ne viene qualcuno da noi. Attento, 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 Fatelo voi quello. attento. Ma non è che è più fuoco, non è che è più fuoco. Attenti però, no? Occhio, Occhio, occhio. Max. A me non Oddio. interessa quello che può dire il soldato in questo caso qua, lui. Ma
Lui è... È il nostro salvatore. Sì. Diciamo che è un approccio non proprio ortodosso, Però l'ha però fatto. funziona. Ha funzionato. Era quello che avevo pensato di fare io, ma la mia era un'ipotesi, un'idea, e avrei dato per scontato che non avrebbe funzionato invece. Come in Vietnam. Cazzo. Cazzo, amico. Napalm ha funzionato. Come ti chiami? Clark, piacere. Ciao, io sono Max. Marcus. Piacere mio. Mio Questo è Dio. per avermi lacerato, stronzi. Ti serve Sei qualcosa da ferito? mangiare? Sei ferito? No, 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 ora sto meglio. Ora sto meglio, sto bene Clark, dalla ci hai droga. salvato la vita. Mi fa piacere saperlo. Incendio controllato lo chiamano i pompieri. Sì, ho qualcosa di cui obiettare, però dai, diciamo che va Vabbè, ha bene. funzionato Sì, quindi finché funziona va tutto bene. però. Controlla un attimo lo stato della macchina. Allucinante, regà, allucinante. Che succede? Diciamo che ha visto giorni Tempi migliori. migliori, eh? Sì. Ma sapresti, potresti rifarlo? Sì. Il Ok. problema è che ho trovato un biglietto dove diceva che c'era una famiglia in fattoria, ma mi sa che della famiglia c'è rimasto ben poco per quanti ce ne stanno lì. Guarda, l'abbiamo scritto noi il biglietto. Diciamo che eravamo noi in quella fattoria, ma è stata Mi sa che invasa. vanno mi sa eh sì. Sì, ci hanno sfrattato. Io ho Riusciresti a dato fare lo un'occhiata pure al centro stesso di polizia. per provare a liberarla? Forse, però devo svuotarmi. Ok. E È però pure dovremmo. quello. Dovremmo. Sì, assolutamente, ma non farlo vicino a quella casa perché magari prende No, fuoco no, no, tutto. no, per strada. Ok. Lì si devono accumulare. Questo è matto, raga. Questo è matto. In amicizia, mica ci vedo una fasciatura. Io. Controllo. C'ho bende adesive, salviette con l'alcol, vitamine, aranciata, cracker, patatine. Chiedimi quello che te pare, ci hai salvato la vita. Ok. Giusto le fasciature e l'alcol per le cose. Ok. Per le ferite. Ma da quant'è che siete qua, così per curiosità? Veramente siamo Le scappati metto nel cuore qua della per terra. notte. Sì, va prima. E un nostro amico che era con noi è stato morso e non siamo riusciti a prenderlo prima di scappare dalla fattoria. Mi dispiace. Magari è ancora vivo però, Max. Magari è riuscito a scappare. Speriamo. Quindi... Beh, spero che non sia poveraccio e si è sparato dietro la casa. Poveraccio, come... Hai visto qualcuno che si è sparato? Sì, c'è un cadavere e una pistola a terra. E non è Descrivilo, zombificato. descrivilo. Biondo. Pazzo, non ho Cazzo. visto altro. Tanto basta, Merda. secondo me. Ripax. Cazzo. Ma questi forse bastano, no, col cazzo non bastano. Ti Mica do posso una usare il mano, ti vostro do una furgone mano. per mettergli della roba dentro? No, no, devo solo svuotarmi lo Sì, zaino. vieni, vieni, C'ho vieni. circa 4 pistole, scatole di munizioni. Ho fatto una cappatina alla centrale. Vieni, vieni, appoggio pure qua nel retro. Sto uscendo. Raga, non so che cazzo Dolce, di, vieni. giuro. Orno. No, nel senso. Taccuini. Sei stato in Vietnam? Sì. Anche mio padre. L'ho perso là. Che senso? Ah, mi dispiace. In che senso? Potrebbero bastare questi. Quindi Due ceppi, sei... rame. Perfetto. Sei un reduce, Veterano, Clark? sì. Sei un veterano? Sì. Allora, vi direi di seguirmi. Col furgoncino. Ok. Ok. Max. Mamma mia. Wow.
Riprendiamo casa, Io non ci sto Max. ancora capendo un No, cazzo. neanch'io, ti giuro, neanch'io. Neanch'io. Cioè, raga, questo è matto scocciato, è matto fragico. Clark, tutto bene? Sì. Sto preparando il kit da fuoco da campo. Possiamo Stavo fare preparando il kit qualcosa, per il fuoco Max, da per campo. aiutarti? Solo attrarli appena devo piazzare il fuoco da campo. Questo è il Ok, segno. ok. Questo faceva nei Vietcong. No. So che utilizzavano il napalm, ma non penso che. Non credo in Oh questo cazzo, modo. quanti Ok, sono, me me lo li dovete dire. attrarre cortesemente questi. Ok. Ok. Vate clacson, Max, vate clacson. Cioè, raga. Perché, allora, praticamente, Max lascia i biglietti, quello che trovai, che trovai pure io. Che poi non l'ho. Vabbè, poi ho beccato pure Max là, quindi è stato perfetto così. Però io pure ho trovato il biglietto. E nel No, biglietto cazzo. lui te manda qui. Che è successo? Sono ancora. Mi tremano le mani, Marcus. Ah, pensavo che la finita la benzina mi ha preso un No, colpo. per fortuna no. Per fortuna con Reynolds abbiamo fatto il pieno ieri a questo. Io sto sotto shock. In positivo, però Sì, sto in assolutamente. piena botta d'adrenalina, cioè ho paura di poter fare una stronzata da un momento Esatto. all'altro. Cerchiamo di Ti rimanere faccio un attimo calmi. per vedere. Sì. Dai, Sì, voglio vedere un po' la situazione. vengo con te. È allucinante, raga. Questo ci ha salvato il culo in una maniera clamorosa. Giuro, io non ho mai visto fare una cosa del genere su Zomboid. Più avanti ce n'è qualcuno. Ok. Sento batte, occhio, Sì. eh. C'è. Stiamo attenti, voglio vedere se c'è qualcosa dentro sta macchina. Sì. Vogliamo prendere la macchina, pannacce, però. Oh cazzo. Oh. Oh! Fammi il favore di cominciare ad attirare quelli della fattoria, così facciamo prima. Ok, ma quelli Cosa lei. Ha cosa? detto Cosa Clark? di attirare quelli dalla fattoria. Ok. Oh mio Dio. Io penso che 10 come lui è finita. Siamo salvi, tutti. Sì. Oh, morti. Esercito americano, baby, USA. Questo è matto. Io sono esausto, però mannaggia la miseria. Sono veramente stanco, devo tenere gli occhi aperti. Arrivano, Clark. Andiamo a prendere quelli alla fattoria. Iniziamo a farli scendere. Ok, allora passo esterno. Sai, Max, mio nonno era un mandriano. Se vedesse questo. Mio Si Dio. commuoverebbe. Sì. Sarebbe orgoglioso di suo nipote. Anche se indirettamente, perché alla fine non siamo noi che stiamo facendo lo spettacolo, ma va bene così. Ah, non riesco a dormire con la macchina in movimento. Cazzo. Che cazzata però, perché non posso dormire che la macchina si muove, scusa. Ce ne sono ancora, cazzo. Controlla se le portiere sono chiuse. Sì, sono chiuse. Ottimo. La mandria giù di sotto ha bruciato tutta? Non lo so.
Project Zomboid, ragazzi. Project Zomboid. Sì, non penso riuscirei a dormire. No, decisamente no. Il 13 agosto 1993, questo giorno sarà ricordato come il grande barbecue. Mamma mia. Lo annoto subito nel diario. E poi devo trascrivere tutto in quell'altro quando riprenderemo casa, perché la riprenderemo. Ormai ne so sicuro. Sì. Spero. Sei pulita a casa. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ho scritto tutto sul diario. Io... Cazzo. Così, così. Questa è la positività che dicevo che ci vuole in queste situazioni qua. Questi sono gli eventi che servono a non mollare. Però sono stanchissimo. Un po' in giù. Sì, sì. Giragli intorno, falli rimanere sempre in mezzo alle fiamme, così si cuociono bene bene. Beh, la fattoria sembrava abbastanza libera. Sì, spero non abbiano sfondato dentro. Speriamo. Dobbiamo alzare il muro il prima possibile. Sì. Poi dobbiamo andare a recuperare i libri che stanno dentro al furgone quell'altro, eh. Guarda, io ho preso lo zaino da te e l'ho... Non ho capito, Max. Axel, prima di iniziare a sparare, mi ha lasciato un sud. Sì, sì, Matt, ricordi che avevamo riempito la macchina e i sedili? Sono pieni di roba. Dobbiamo... cazzo, speri... No, ha detto Clark che Axel si è... Si è sparato. È sceso, fallo salì, Max. Non posso salire. No, non c'è. Ah, non c'è posto, cazzo. Mi ricordo, posso solo portar via. Sì. Sbaragli la strada ai zombie. Scappa, Clark, scappa, corri. Non corri, ti preoccupare, corri. Lascia fare. È un pazzo. Questo è un pazzo. Ma rischia di via fuoco. È un pazzo. Mamma mia. Mi sono scordato quello che stavo a dire. È una giornata assurda, allucinante questa. Quello è matto fragico. È tipo il Tallassida situazione, però Super Saiyan. Immaginatevi Tallassida e Zombieland. Super Saiyan però. Aia. Attenti. Io non riesco a combattere, raga, sono troppo stanco. No, cazzo. Sono finiti? Posso legittimamente dire che mi hai graffiato malissimo. Ce la sono abbastanza, Clark. Sì, sì. Scusa, caro. Va tutto bene. Non ci credo, ce l'abbiamo fatta, se siamo ripresi casa. Ok, Max, l'altra casa pure è libera. Merda, Axel. Lo dobbiamo seppellire, la pala ce l'abbiamo. Qua ce n'è uno. Sì.
Dove scavo? Ma mettila qua vicino a quella di Sandra. Ok. Abbiamo due tavole per fare una croce o qualcosa? Mi sentite? Sì. Vado un attimo a riflettere dentro io. Va bene. Devo andare nei miei pensieri. Ok. Max, grazie di tutto, Clark. Sì, no, veramente, poi... Clark, ci hai salvato la vita. Ma che... Max, riusciamo a fare una croce? Ci abbiamo due pezzi di legno o qualcosa? Sì, sì, adesso li troviamo. Ok, ti aspetto qua. Arrivo subito. Così poi richiudiamo. Vuoi dire qualcosa prima te? Grazie Axel per tutto quello che hai fatto per noi. Ci hai salvato il culo. Non ti scorderemo. È stato un sacrificio che ha fatto. Come si sarebbe sacrificato quando ha visto che per lui non c'era più niente da fa. Prima ancora di pensare a se stesso, ha pensato a salvare noi. E quindi te ne saremo sempre grati. Riposa in pace. Riposa in pace, Axel. Vado a scrivere due righe e mi metto a dormire. Qualcosina qua dentro. 12 agosto. Axel è venuto alla fattoria. Dopo aver parlato un po', siamo andati tutti e tre alla biblioteca di Rosswood. Volevamo cercare volumi per capire come costruire delle difese. Mentre andavamo, però, un elicottero ha sorvolato la fattoria. Siamo andati a prendere i libri, ma Axel è stato morso. Siamo fuggiti, ma quando siamo tornati alla fattoria, gli zombie erano ovunque. Siamo fuggiti, ma Axel è rimasto indietro. Abbiamo trovato una casa e abbiamo dormito lì. Il 13 agosto 1993. Io e Max volevamo tornare alla fattoria e liberarla. Lungo il tragitto abbiamo visto delle fiamme ed un fuoristrada nero che ammassava le orde. Clark, un veterano del Vietnam, ci ha salvato la vita. Ha ammassato orde di zombie e dato fuoco. Ha liberato la zona. Siamo tornati alla fattoria. Lì, però, abbiamo trovato il corpo di Axel. Si è sparato. Lo abbiamo seppellito vicino alla ragazza di Max. Questo giorno sarà ricordato come il giorno del barbecue. Ok ragazzi, anche questa giornata si è conclusa. Episodio epico, è successo veramente l'incredibile. Io do appuntamento alla prossima ragazzi e vi aspetto qua sul server, mi raccomando, tutto quanto lo trovate in descrizione. Venite sul server Discord, venite qua, venite su Mirabilandia, se divertimo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ve ne sembrava di questa puntata ragazzi, che è stata assurda. E mi raccomando, scrivetemi anche se volete un panino allo zombie. Detto questo, io vi abbraccio, vi auguro buona sopravvivenza a tutti ragazzi. Ciao.